forse abituato a sentire Si è questo svolto nome. ieri sera presso il circolo della stampa Giuseppe Pedreali la presentazione dell'opera prima di Giovanni Bertani, Il Grisbì. La serata è stata organizzata dal circolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio di Cento, che anche per gli appuntamenti del 2017 ha deciso di essere vicino al sodalizio guidato da Giuliano Monari. La sala, gentilmente messa a disposizione dalla bocciofila centese, era gremita, come si dice, in ogni ordine e grado. L'autore, Parmense, ha risposto alle incalzanti domande del direttore di areacentese.com e del numeroso pubblico intervenuto. Giovanni Bertani ha ripercorso la genesi piuttosto complicata che ha portato alla pubblicazione di un romanzo giallo, definito dai lettori che hanno già potuto leggere l'opera, un romanzo giallo degno dei più grandi autori di questo genere letterario. Qualcuno ha anche notato che, per come è stato redatto, sembra già predisposto per una trasposizione teatrale o cinematografica. L'autore ha comunque svelato l'arcano, affermando che ha chiesto la collaborazione di persone esperte di teatro per estendere alcuni passaggi. Un vero romanzo di successo, come detto dal presentatore, che sicuramente scalerà le vette della classifica di vendite. La presentazione ha suscitato comunque la curiosità di quelle persone che invece non hanno potuto leggere il libro, un libro che l'autore ha dichiarato essere, almeno nel manoscritto originale, molto più lungo e i suoi ammiratori si augurano quindi che questo materiale, finito sotto la cesoia della revisione bozze, possa servire per un eventuale seguito. La particolarità del libro è essere ambientato in un tempo indefinito, non ci sono infatti particolari riferimenti geografici o temporali. Questa è stata una precisa scelta letteraria per rendere ancora più avvincente il libro in un crescendo di emozioni verso un finale davvero strabiliante che i lettori, almeno chiaramente appunto quelli che l'hanno già letto, non si aspettavano. Un finale, come detto dall'autore, non ragionato a priori, ma pensato durante la stesura. Per gli appassionati di letteratura, questo è stato il primo appuntamento della sesta edizione degli incontri con gli autori organizzata dal circolo della stampa Giuseppe Pedreali. I prossimi incontri saranno resi noti attraverso i canali social del circolo. Per chi avesse perso la diretta, è possibile rivedere la presentazione su questo canale, il canale TVA di Area Centese.